Grazie mille per essere con noi a Parolario e a Ciao Como Radio. Sono rimasta veramente affascinata dall'argomento di questa conferenza, il tatuaggio femminile come occasione per accorgerci che non in tutte le culture la donna ha dovuto aspettare il ventunesimo secolo per essere a capo della famiglia, per esempio, o della comunità. Ma assolutamente no, noi abbiamo tantissime culture, anzi in verità la gran parte delle culture europee, a parte i greci e i romani, che sono culture matrifocali, in cui fra l'altro le donne appunto si tatuavano. Come mai il tatuaggio? Ma probabilmente, questa è la mia interpretazione, si tratta di culture egualitarie, per cui non c'è una differenziazione per quanto riguarda, diciamo, la ricchezza, il vestito e tutte le manifestazioni esteriori di ceto, di classe, di censo che poi ci sarebbero state. Quindi nel momento in cui una donna assumeva un rango sacerdotale o di leadership politico-militare, perché spesso abbiamo trovato tatuaggi su donne che assolvevano ruoli appunto di leadership militare, questo veniva impresso sul suo corpo, era un segno di rango. Non tutte le donne venivano tatuate, perché si trattava di una pratica molto molto cruenta, senza disinfezione né niente, per cui anche molto rischiosa. Non come il tatuaggio di oggi, insomma, Eh no, molto più impegnativo. assolutamente, eh sì. Il libro è corredato da circa 200 foto, se Sì. non mi sbaglio. Immagino ovviamente non possano essere foto di un passato così lontano. Quindi che immagini sono? Ma in realtà si tratta anche di immagini di passato lontano, perché su tutte le statuine di Dee Madre noi troviamo le incisioni, quindi le scarificazioni, quindi i segni del corpo. E poi abbiamo immagini anche più recenti, fino al tatuaggio balcanico, che fu, diciamo, l'ultima eredità dell'età antica che rimase in Europa. Oggi esiste una società che basa appunto che è matrifocale e che ha ancora la tradizione del tatuaggio. Ma non si può parlare di questo perché noi abbiamo diverse tribù matrifocali, per esempio in Africa in cui si pratica il tatuaggio e anche nei Balcani si è ricominciato a farlo, però non si può più parlare con l'estensione di una volta. Grazie Grazie mille. a voi.